Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Wolong Fallen Dynasty. Oggi siamo messi malissimo, ragazzi, perché stiamo livello 73, quelli là sono i nostri super attributi e non abbiamo trovato ancora la bandana generale del popolo a 4 stelle e nemmeno altra roba con armatura migliore, con caratteristiche migliori, e stiamo per affrontare, credo, l'ultimo campo di battaglia principale della parte 5, Lubu, il più potente tra gli uomini, che è un campo abbastanza impegnativo, non è troppo lungo come uno potrebbe credere, perché è abbastanza complicato, è ingarbugliato, però non è lungo. Il problema è che è abbastanza tosto. Naturalmente in descrizione ci sono i capitoli. E naturalmente, se il video vi è piaciuto, vi è stato aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Parliamo con Wojia. Sotto ci sono i capitoli, se non volete andare avanti. I decided to go ahead with our plan to devastate the city by flooding it. The stalemate here has given demons the opportunity to invade the city. This means Lubu may have no choice but to turn to his prized elixir. Well, we'll be relying on your abilities. Va. Lubu, che sarà esattamente il boss di questo quadro. Perciò si chiama Lubu, infatti quello se ne è scappato. E incominciamo da qua dietro. Prendiamo questo. Una cosa importante, naturalmente, come ogni capitolo, mettiamo tutte le bandierine, tutte le quest e tutta la roba che vediamo nel quadro giù in descrizione. Questo l'abbiamo ucciso. Ah, se ci tiriamo questo, guardalo, subito ne approfittano sta gentaglia. Qua lo prendiamo da dietro. Oh, manco muore. Ok, questo qui è una parte inutilmente ingarbugliata. Comunque, noi siamo partiti esattamente da là. Vedete, ragazzi? E se moriamo, moriamo. Dobbiamo fare tutto da capo. Però vedete questo shortcut? Dopo lo andiamo ad aprire, così poi dopo possiamo andare direttamente da qua. Perché adesso ci fa arrivare in fondo a tutto e poi ci fa tornare indietro il gioco. Allora, prima di andare in fondo a tutto e tornare indietro, e poi bisognerebbe fare sempre la solita petizione, per cui quando c'è la neve, la roba da prendere, i bottini, detti anche comunemente loot, li dovrebbero fare di un altro colore, non bianco, perché proprio, cioè, uno già non li vede normalmente che li fanno piccolini. Poi li mettono pure bianco su bianco, è proprio un crimine nei confronti dell'umanità. Questo lo prendiamo. Questo qua, vedete, potevamo fare il giro da dietro per prendere questo fucile ufficiale a 3 stelle, che sicuramente non è buono. Questo qua si rompe. E teoricamente potevamo prendere anche questo qua, senza prendere tutte queste mazzate, se stavamo un po' più attenti. E abbiamo dovuto usare pure una fiaschetta per colpa tua, bello. Allora, noi siamo esattamente qua. Infatti, questi l'hanno fatti apposta, ragazzi, ne sono sicuro. Dovete che facciamo? Recuperiamo un po' di energia così. Tipicamente ogni volta che facciamo così, abbiamo tante di quelle mazzate. E non recuperiamo energia, la perdiamo. Allora, questo lo facciamo. E questo qua da dove è uscito? Due fiaschette. È incredibile, è incredibile. Allora, qui andiamo prima qua. No. Ci mettiamo qua sopra. Prendiamo. Oh, quello già ci ha colpito. Non ce la faremo mai. Andiamo a fare direttamente quello là sopra. Facciamo questo. E abbiamo ripreso anche un po' di energia stavolta. Ok, tutta sta roba qua l'abbiamo fatta. Qua non abbiamo dimenticato niente. Andiamo avanti.
Allora, qui se siamo abbastanza veloci e andiamo da questa parte, succedono un sacco di cose buone. Però non era da questa parte che dovevamo andare. Qua comunque aspettiamo che passa il soggetto. Se ci mettiamo sotto non ci vede. Adesso apriamo la doppia. Prova un giro. Mi si è piaciuta. Facciamola con quest'altro che sta qua dietro, se no ce lo dimentichiamo. Ok. Dove sta? E mo facciamo una cosa, aspettiamo qua che Hong Jin dovrebbe parlare. The water has slowed down now, but we'll still need to find a path that's not waterlogged. Perfetto. Non ci sono niente, se non mi sbaglio. Non c'è niente, però questa qua è la casetta. Tutto questo pezzo qua, ragazzi, serve per quando dobbiamo prendere lo shortcut. E per aprirlo bisogna andare per di qua dove stava l'arciere e far scendere lo shortcut qui. Così quando salite sulla casetta, invece di fare l'arciere e tutto il resto, potete andare per questa strada qua. Allora, ve lo faccio vedere così. Intanto quello con l'ascia passa. Noi andiamo da questa parte. E a parte con l'arciere là riusciamo a passare tutti quanti in colmo. Allora, adesso vi spiego come funziona qui. Vedete questi soggetti che stanno sopra questo tetto? Questi sono di livello tipo 14, qualcosa del genere. Quindi se li frecciamo, quelli vengono qua e ci fanno... ci ringraziano per la freccia. E molto probabilmente moriamo se abbiamo... ci shottano. Quindi andiamo... Oh no, devo spiegare un attimo come funziona il quadro. Finiamo. Quindi non andiamo da questi qua ci andiamo verso la fine. Per ringraziarli. Dobbiamo andare prima da quella parte, facciamo tutto. Poi andiamo da quell'altra parte, facciamo tutto. Poi andiamo in fondo, è quella lì. È il palazzo principale, dove riusciamo a drenare tutta quest'acqua. E prendere tutte le bandierine che ci rimangono. Ci siamo dimenticati una bandierina, meno male. E abbiamo nominato le bandierine. E ce la siamo dimenticate esattamente qua. Perché alla fine di questo posto bisogna arrivarci con una bandierina. Vedete questo pezzo qui? Che a un certo punto qua fate l'inversione U. Non bisogna fare l'inversione U, bisogna venire a prendere un attimo questa bandierina. Andiamo a un Jin. Non bisogna venire qua, bisogna fare l'inversione U. Meno male che ci siamo fermati un secondo, sennò qua dovevamo tornare fino indietro, fino a Kofuri. Però, a parte questo, il quadro è abbastanza complicato perché ci sono un paio di case che bisogna entrarci da sopra i tetti. Però, non dovrebbe essere tanto difficile. Il boss finale è abbastanza difficile. Allora, mo, piano piano. La città è stata inondata dal nostro amico. Geniale. Tra l'altro ci sono ragazzi, no, cerchiamo di non cadere nell'acqua. Purtroppo è molto probabile che ci cadremo, però faremo del nostro meglio per non caderci. Ok. Ma qua c'è il tizio. No, quello. Oh, l'abbiamo fatto. Vedete, quando riuscite a tenere un grosso grado morale, questo vi va di male. Ok. Tra le altre cose, mi sa che qui non ci sta quasi niente, a parte un paio di drop, non sono manco il massimo. Infatti, vabbè, andiamo per di qua. Quando noi siamo entrati per di là, saremmo potuti andare... c'era la strada da quella parte? No, mi sa che questa qua è l'unica strada. Ci sono per di qua. Vedete che non si vedono i drop. Maledetti.
Ci hanno visto tutti quanti. And I could do nothing except cry. But he kept pushing me to keep hope. We supported each other and just about managed to stay alive. Then my master found us and took us to Mount Tianjushan. Ok. Uno spreco di frecce assolutamente inutili. Questi qui sono tutti quanti drop dei soggetti, tranne quest'ultimo. Ok, una balestra. Questo è sempre questa balestra di protezione in bambù. Più 7, 3 stelle. Sono un attimo attento qui perché sono tosti. Allora, da questa parte bisogna uccidere questo qua dietro. Forse se ci curiamo non è una cattiva idea. Oh, Jim, spostati. Da questa parte non c'è niente, bisogna salire qua sopra. Allora, adesso vedete, non ci sta ancora. Poi lo facciamo dopo, prendiamo un attimo questo. Poi adesso sono di livello 8, eh. Allora, qui c'è una biforcazione, una triforcazione. Comunque, qua possiamo andare da quella parte e aprire lo shortcut dopo. Poi, teoricamente, da lì è da dove siamo arrivati, vedete quel buco lì? Teoricamente potremmo fare il giro e andare a destra, ma per adesso non lo facciamo. E invece andiamo dritto da quella parte. E facciamo questo. Facciamo quest'altro. Sì. Non ci sta niente. Qua si può fare il giro per andare dove dobbiamo andare adesso, ma non andiamo a fare il giro perché andiamo da quest'altra parte. Anzi, adesso vi faccio vedere da dove si va. Da qua sotto si ritorna indietro, vedete? Da là per adesso non ci andiamo. Andiamo dritto e poi torniamo indietro per fare qualcosa là. Però lì è abbastanza tosto, infatti. Infatti quello là quasi quasi lo farei. Ci sono, mi sembra, 3 soggetti lì. Piano piano. Adesso ce ne sta. No, forse ce ne stanno ancora 2. Qui ci dobbiamo ricordare dopo che dobbiamo venire, perché dopo che facciamo passare il livello dell'acqua qua sotto mi sembra che c'è o una bandierina o un oggetto importante. Ok, e da qua non si va da nessuna parte. Andiamo di qua, questo lo uccidiamo, perché non l'abbiamo ucciso, vabbè. Allora qua sotto ci dovrebbe essere, dove sta? Eccola. Quanti ne sono rimasti? Uno solo, possibile. Aspetta. Qua sotto pure si scende. Anzi, in realtà mi sembra che da qua dopo saliamo. Possiamo vedere qua? Ce ne sta un altro là dietro, avete visto? E ora ci vede sicuramente. Sfruttiamo il frame di invisibilità. Questo l'abbiamo cannato. Cosa? Ha un cing, però c'aveva 2 di vita questo, lo potevi pure fare tu. E siamo a 3 bandierine, 2 bandierine grandi e una bandierina piccola. Continuiamo ad andare avanti. Ci dobbiamo ricordare che dobbiamo andare a aprire, dobbiamo fare anche questi due. Ci dobbiamo ricordare che dobbiamo andare a aprire lo shortcut che sta là. Dopo possiamo venire direttamente.
E poi... Sì. Vede lì? C'è la bandiera di battaglia. Questo se vogliamo venire a fare il giro. Che è successo? Anzi, non ci andiamo più. Ma l'abbiamo aperto qua? Sì. Se cadete non morite, però vi toglie tutta la vita e vi fa usare una fiaschetta. Ok, prima noi siamo andati da quella parte, adesso dobbiamo andare a fare questi due. Siamo andati da dietro, eh. Il problema è che ce ne sono due. Oh, da dietro non si può andare. Dove sta quell'altro? Oh. No, questo è di livello 15. Vai un 5. E anche questi due sono fatti. Là ci siamo dimenticati un pezzo. E quella lì è la strada che va a fare il giro e torna indietro. Coppa della cordialità. Più avanti ce ne sta un'altra ancora meglio. Come facciamo a ritornare a riguadagnare un minimo di altezza da questa parte? Adesso possiamo ritornare di là, dove abbiamo aperto lo shortcut. Allora, poi un'altra cosa da notare è che da qua dietro c'è un'altra bandierina e un'altra sta, abbiamo detto, nella casa che sta là fuori. Andiamo avanti. Là c'è il panda e là c'è una grossa statua, qua è pieno di nemici però. Dobbiamo stare un attimo attenti. E tutti e due. No, dobbiamo fare prima quell'altro. Ma scusa, ma la nostra fedele Hong Jin. Qui ci sono tre cose da prendere nella stanza con la statua. Ma che non ci usciamo, dobbiamo andare a fare il giro con l'altra parte. What he's done. Killing his master, taking the elixir, stirring up conflict. But that's not the Lu Bu I knew. I need to find
find out what happened, what changed him. My brother was extremely serious about his training in martial arts and wizardry spells. All because he wanted to protect me. You are my responsibility, Hongjin, is what he'd always say. And it was true. He always looked after me. This time, though, it's I that must become the protector. Perché Lubu è il fratello di Hongjin. But if I can get him to stand down, then will you lend me your aid? I have no one else to rely on. Allora, ragazzi, quella è l'apertura dove stavamo prima. Mo, insomma, abbiamo fatto il giro da questa parte. Possiamo andare da quell'altra parte, prendere la scaletta, salire sopra, prendere la cosa e poi fare a quello. E dobbiamo andare pure dal panda. E poi dobbiamo scendere anche giù. Mi sa che non lo possiamo fare con il giro normale. Questa. Poi dobbiamo andare dal panda e per andare dal panda noi siamo entrati da quella parte là. Il panda sta esattamente qua sopra, dobbiamo risalire di qua. Ok, inventario, diamoci qualche cosa al panda. Madonna. Avevo preso la bandierina, sì. E questo qui è il meccanismo che ci permette di far abbassare il livello dell'acqua. Adesso succedono un sacco di cose, tra cui la cosa più importante. E che si abbassa il livello dell'acqua. Ok, e questa qui è la base della, di dove stavamo prima. Adesso troveremo un super, una nostra vecchia conoscenza. Non ci dovrebbe essere più ragnetti. Eccolo là, non ci sta un altro. Ok, qua fuori ci dovrebbe essere un coccodrillo, eccolo là. Dopo andiamo a fare, andiamo a prendere un attimo la bandierina, che per prenderla dobbiamo scendere da là sopra, quindi dobbiamo riguadagnare un minimo di altezza. Uno. Prendiamo questo. Doppia la barra del mietitore più 6. Prendiamo questo. Il panda l'abbiamo fatto, sì. Andiamo su.
E questa è un'altra bandierina. E adesso è tempo del coccodrillo. Ci sono delle cose importanti. Ah sì, ragazzi, naturalmente in descrizione ci sono... ci sono tutti quanti i link. Perché ce l'ha buttata al nostro Aung Jing là? Lento, ecco. E questo pure è andato per il mare. Chi è la fermezza 5? Ok ragazzi, adesso parte la parte veramente ingarbugliata, ma proprio ingarbugliata, ingarbugliata tantissimo. Qui ci sono due percorsi, uno che va da quella parte e uno che va da questa parte. Questo qua mi sembra che quello è più corto, quindi facciamo prima questo. Infatti era quello più corto perché abbiamo fatto il giro. Adesso ci sta un altro percorso. Qui ci dovrebbe essere una sirena in fondo a tutto. E qua ci sta un altro percorso. Non da questa parte. Il prossimo. Eccola. Possiamo andare da qua dietro. Così prendiamo la sirena da dietro. Questa è. Sono due sirene. Tra l'altro sono i nemici più temibili del gioco, secondo me, queste cose. Perché se sbagli questi ti fanno proprio male, 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 male. Ok. Si va da qua dentro, questo qua lo uccidiamo. Quei due li avremmo potuti fare con l'arco, sicuramente. Così risparmiavamo uno scontro 3 contro 2. No, ci hanno fatto direttamente il dosso tutte e due. Quindi non c'è male. Perfetto. Allora, mo viene la parte cattiva, diciamo. Per cui il gioco ci fa... ragazzi, se non stiamo attenti, il gioco ci fa passare, ci fa andare avanti e indietro 10.000 volte. Vedete questa parte qui? Qua si ritorna sui tetti. È una cosa che possiamo fare e possiamo andare da quella parte. Infatti, mo ci andiamo. Per di qua. Va andare a fare tutto il giro. Ma sostanzialmente dobbiamo andare là. Però dopo vi faccio vedere anche un'altra cosa. Tanto dovremmo aver fatto tutti quanti, quindi non ci dovrebbe essere nessuno. Questa è un'altra cosa, dopo ci veniamo. Adesso ci possiamo scendere qua dentro. E qua c'è una bandierina. Dopo ci dobbiamo ricordare che abbiamo neanche da quest'altra parte. Aspettate un secondo, c'era anche uno screen da qualche parte. Comunque da qua si va a fare sostanzialmente il giro, un giro lunghissimo che si poteva andare a fare anche dall'altra parte. Eccolo qua lo screen. Acciaio di grado 8. Questi ci servono, ragazzi. Devo andare per di qua. Di qua. Di qua.
è senza vena di dragone. Questo qui aumenta l'effetto di recupero. Ok, adesso ci dovrebbe stare ancora un'altra bandierina e dovrebbe stare sul lato. Okay, possiamo andare per di qua. Vedete questo passaggio esattamente dove stiamo adesso? Se andiamo a sinistra, questo qui è dove siamo saliti prima che abbiamo raggiunto i tetti. Perfetto. Una volta finito tutto questo, possiamo andare da questa parte. Poi sto andando un altro scrigno. Lo facciamo dopo, facciamo prima questi cosi qua. Qua se non mi sbaglio sono tutta roba schifida, non dà niente di giallo. Qua proviamo a fare, qui abbiamo l'invisibilità però non ha mai funzionato. Sotto sì. Ecco la bandierina, infatti, mi ricordavo. Però per prendere questa bandierina dobbiamo riprendere, riguadagnare altezza. E per riguadagnare altezza da qua... se scendiamo di qui, ragazzi, è per andare alla fine del quadro. Dobbiamo prendere un attimo quella bandierina là. Non è da qua che si passa, però si fa un salto da queste parti qua. Dallo! No, però prima di andare alla fine del quadro, ragazzi, dobbiamo andare a fare i soggettoni da quell'altra parte. No, non ce li dobbiamo dimenticare. Non c'è assolutamente niente da quell'altra parte. Però per una questione di principio, se scendete da qua, non mi ricordo se da lì o da lì si esce. Perché andiamo a vedere. Da qui si esce. Ok, dobbiamo andare a fare solamente i soggettoni che stavano da quell'altra parte. Adesso vi faccio vedere. Però per farli dobbiamo fare un giro che non finisce più. Sono tre soggetti. Che imparerete a conoscere, purtroppo. Quindi dobbiamo fare da quest'altra parte il giro. E quelli lì sono di livello... da là non ci arriviamo, sono da quest'altra parte. Sono di livello tipo 18, 19, 20. Eccoli qua. Sottiamo questo. Non ti fare. Questo se provavamo a farlo all'inizio con una freccia. Sapete che facevano questi soggetti? Veniva e venivano. Si facevano tutto quando il giro. E ci venivano a picchiare. Ah, come si è fatto? Anzi, adesso è esattamente quello lì che si vedeva
dall'inizio. No. Cerchiamo di non cadere per terra come giù come al solito. Questo qui è stato per molte volte, credo 3 o 4 volte questo ci ha ucciso. Così si impara. Possiamo andare da lui. Adesso una cosa che, perché come vi ho detto il gioco lo abbiamo finito, una cosa che non so è se dobbiamo fare un po' di New Game Plus, perché il primo quadro, il primo boss, non so da dove è uscito questo altro coccodrillo. Questa cosa qua non era chiara. Lo proviamo a girare con invisibilità. Avanguardia di questo screen. Adesso questo qui non l'abbiamo mai visto. Incredibile. Ok. Perché stava bene nascosto. Esattamente sotto lo shortcut. Però adesso possiamo andare direttamente. Per andare per uscire dobbiamo andare esattamente da quell'altra parte. No, abbiamo fatto il giro. La strada più veloce per uscire è andare di qui. Sì, l'abbiamo preso tutto. Dobbiamo uscire da qua, che non è dove stava il coccodrillo. Qua è dove stava la chiusa. Usciamo per il coccodrillo, andiamo a sinistra, continuiamo dritto, entriamo nella casa in fondo. Perfetto, qui a destra c'è lo shortcut per risalire sui tetti, qui si va per andare, c'è l'altra strada per andare dai cosi, là come si chiamano, da a prendere la bandierina, che è la strada di dietro, là si va a prendere l'uccello con l'altra bandierina, qua invece si arriva sui tetti che ci portano alla parte finale della mappa. Ok, abbiamo preso anche l'essenza di dragone, questa è un'altra bandiera di battaglia, l'ultima sta esattamente prima del boss. Ok, andiamo da questa parte. Ok. The area is heavily guarded. That probably means my brother is close. Mo dobbiamo andare a fare prima tutto questo giardino. Però se riuscissimo a fare pure io. No. Cerchiamo di guadagnare un minimo di altezza. Ci stanno gli arcieri dagli altre parti, però non siamo. Mirare col controller è proprio impossibile.
E qua? Ci ho ucciso. Meno male. Ci sta la bandierina esattamente qua. Per colpa di quel fedente di arciere. Il problema è che adesso ci hanno resettato tutto quello che ci stava qua dietro. Vabbè, non fa niente. No, non ci dobbiamo tornare più là dietro. Quello era un buon posto per morire. Ok. Ok. È stato per colpa sua che siamo morti, no? E qua vieni. Stavolta li aspettiamo. Bene. Non viene. Altro qua, adesso che mi ricordo, c'è pure un'invasione. Ah. È un jing a fattura a quell'altro. Perfetto, ma andiamo un secondo qua. Sì. Prendiamo questo. Poi ci dobbiamo ricordare che dobbiamo andare da quella parte, perché dobbiamo andare a prendere la cicala. Ok. Cerchiamo di tenerci in alto, perché a parte che qui c'è un'invasione, però ci dovrebbe essere anche il tizio quello là. Oh, aspetta. Perfetto. Quello che dà l'allarme. Questo da non è uscito. Ah, ci dobbiamo togliere da qua. Vieni. Oh. Mamma mia. Ok. Questa è l'invasione che ho detto prima. Adesso ci sta solamente un'ultima parte in cui riguadagniamo un minimo di altezza. Dobbiamo prendere l'ultima bandierina piccola, la cicala, l'ultima bandierina grande. Il problema è che per andare lì è abbastanza complicato, perché ci stanno due maghi, se non mi sbaglio. Ma cerchiamo di tenerci alti. Uno. Ok. Ok.
Allora, questo qua è l'arciere. Ora lo facciamo da sopra. Vieni qua. Possiamo fare in un altro modo. Allora, possiamo andare per di qua. Andiamo a sinistra. Facciamo prima. Prendiamo la cicala. Andiamo per di qua. Uccidiamo a quello. Ok. Andiamo sempre per di qua. Uccidiamo a quest'altro. Con un po' di pazienza. Ci buffiamo pure per l'occasione. Qua lo togliamo, se non ci dimentichiamo. Questa strategia non è stata una sfida grossa. Ok, prendiamo questo. Prendiamo questo. No, non è ancora finita, ci manca l'ultima bandierina. Allora, il problema più grosso è che siamo abbastanza deboli. Siamo molto deboli. C'ho una mosca nell'occhio. E in più Dubu è abbastanza tosto e soprattutto, non sto scherzando, Hongqing la dobbiamo mandare per in mare, ragazzi, perché ci fa morire. O perlomeno non sono riuscito a trovare un modo per... ogni volta che ho fatto con Hongqing lo scontro è risultato più difficile, quindi mo la mandiamo per il mare. Prima però ci prendiamo i livelli. Una cosa, questo let's play lo facciamo senza magie. Una cosa che potrebbe aiutare è utilizzare delle magie di acqua più forti. E poi un'altra cosa che potrebbe aiutare e probabilmente utilizzare questa bestia divina qua, perché questa qui mette le pietre per terra e l'ubu ci passa sopra. Questa qua invece non serve a tanto, perché fa solamente quella cosa e non fa niente, ragazzi. Non è tanto buona. Ok, Hongqing, noi ci vediamo dopo. Andiamo da Lubu. Potremmo assolutamente morire, perché adesso è un po' di tempo che non lo affronto. Però sostanzialmente fa tre attacchi tosti. Uno è l'attacco con l'ala che salta, che faceva uguale a quello che faceva prima. Un altro fa una palla di fuoco, solo che fa avanti e indietro ogni volta, quindi bisogna essere velocissimi. E l'altro attacco è quello che mette la lambarda per terra e ci colpisce, ci infilza. Che è tosto quello, ragazzi, perché se non stiamo al centro è difficile calcolare i tempi. The blight of the elixir. It all ends here. And now
Poi fa un sacco di attacchi di fuoco. È tostarello questo lupo. Soprattutto sì. Lo facciamo così. È molto tosto. Ci saremmo dovuti curare, ragazzi, ho sbagliato, l'ho cannato. E mo ci curiamo. Dove sta? Un'altra volta lo fai. Era la parte con la alabarda per terra. Comunque è tosto, ragazzi. È molto tosto il tizio. Vi ho fatto vedere solamente due cose, quello con la alabarda per terra e quello col salto. La palla non sono riuscita a farvela vedere. I knew immediately that I had to destroy Yuji after finding out this chaos was his doing. A Taoist spreading a vile elixir and controlling demons has no right to tread this land. I cannot allow the people of my village, who made me who I am, or my one and only flesh and blood, to get caught up in this madness. That is why I left my village and pledged a false allegiance to Dong Zhuo to infiltrate their forces. I hope to track Yuji's actions. I swallowed my pride and did their bidding. I brought the elixir to Meiwu Fort and was able to prevent it from spreading among the lords. Yet, I was still unable to pin down Yuji. So, in my desperation, I risked everything. I stole the elixir. I figured if I sat on it without using it myself, he would eventually show his face. And it worked. But I came one step short. You bested me. Perhaps you can take Yuji down. The responsibility of bringing an end to the spread of demonic chi is in your hands now. Io penso io. Povero Lubu.
go hunt Yuji down. But beware of Yuan Shao too. And keep my sister safe. Brother! How strong you've become, Huang Jing. General Liu was determined to not let you get involved. He fought a long, hard, and lonely fight. Not only Shu Province, but many of our other cities have fallen to Yuan Shao as well. And I don't know where my brothers are. General Guan. Hmm? If you have no objections, how about staying with Minister Cao for the time being? It will not be easy for you to search for General Liu until these enemy forces are defeated. Hmm. I could see General Yuan's star falling. And three new stars have risen up. What might this portend? Il serpentello. Hai ricevuto la protezione della bestia divina Xianzi grazie al vostro forte legame. Questa è la roba che abbiamo preso. Stavolta il giro del villaggio sarà cortissimo, ragazzi, perché la cicala e il panda non li andiamo a controllare. Oppure siamo morti. Certe volte è più facile morire ai nemici che non al boss, perché sei meno concentrato. E i caricamenti pure sono abbastanza lunghi. Yuan Shao suddenly heads south toward Cao Cao's territory and steals the elixir that Lu Bu had been safeguarding. Yuan Shao now commanded an army of demons, striking fear into the hearts of many, and allowing him to secure footholds across the land. With tiredness and fear spreading among his men, Cao Cao faced crushing odds, but his star burned yet brightly. He roused his loyal army and went out on an all-or-nothing attack. Ragazzi, vi ricordo che se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Questa è l'introduzione per la prossima parte. Shao's forces have taken the Yanjin Fort. Our vanguard heading for Baima has been taken out by the enemy generals Yan Liang and Wen Chou. You have treated me with such kindness. Allow me to return the favor, Minister Cao. I shall bring you the enemy commander's head. How many men will you need? I will need just one. Yuan Shao's forces are strong. Be careful.
fa il buono con noi, capì? C'è un detto che non lo possiamo dire per problemi di politicamente corretto. So, m'lady, credo che già lo sapete. What did the stars tell you now? We shall only know when this battle is through, my lord. There's one primary strategic point on the river crossing here in Baima. The one who takes it can prevent enemy reinforcements. Exactly. Cao Cao will do everything in his power to cover his losses. However, our goals are different. We must find the Taoist who killed our father. Cao Cao's army has reached Baima. I want Shao Aman's head now. Yes, my lord. We will do whatever it takes. Do you hear me? Let none say we lack forces anymore! Lui il terrorista mi sta proprio antipatico. Oh, comunque qua su 10 minuti di animazione. Fraganimicamente tutto. Allora, ragazzi, questo qua. My sworn brother is by my side now. It is but you I can entrust my life with. Let us depart. Andiamo. Dove andiamo? Non vai da nessuna parte. No, dobbiamo andare alla bandierina. Dove sta la bandierina? A parte che ci possiamo prendere pure il livello, che quasi quasi. Portiamo a 50. A 40. Allora ragazzi, questo qui l'abbiamo visto alla fine della partita. Come abbiamo messo, qui c'è la parte 6, perché abbiamo il primo campo di battaglia della parte 6. Nella puntata successiva faremo le secondarie naturalmente, e poi nella puntata successiva ancora faremo il primo campo di battaglia della parte 6. Comunque il modo in cui sto mettendo i punti non è tanto buono, perché probabilmente converrebbe mettere tutto in acqua. E converrebbe anche cambiare, converrebbe usare di più le magie, ragazzi. Noi non le usiamo perché non mi piacciono tanto le magie. Magari arriviamo in New Game Plus, le usiamo un po' di più, però preferisco il gioco come è adesso. L'arma bianca è più bello. Qualcosa l'abbiamo preso un miliardo di volte, non so perché continua a uscire sempre. Maybe I'm overworking. Potenziamo questo. E poi dobbiamo potenziare questo. La bandana sicuramente riuscirò a prenderne una migliore per la prossima puntata. Lo spero. Comunque, detto tutto ciò, ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo let's play. Facciamo le secondarie della parte 5. Io vi lascio una buona serata e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!